Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Inside the Palma con il vostro famoso di fiducia. E con mia somma gioia rieccoci qui non solo a parlare di nuovo di un film d'animazione, ma soprattutto a riparlare di Del Toro su Netflix. Già, non è passato molto tempo da L'Armadio delle Meraviglie, una raccolta di mediometraggi a tinte horror a cura per l'appunto di Guillermo del Toro, di cui abbiamo parlato qualche video fa, video che se per caso vi foste persi ve lo lascio nelle schede finali del video. Ma più che altro sono veramente lieto di potervi parlare oggi di questo film, perché non so voi ma io sono ancora abbastanza bruciato dalla cocente delusione che è stato il remake del Pinocchio Disney datato 2022. Ve lo ricordate, no? Anche di cui abbiamo parlato non molto tempo fa. Un remake barra reboot in live action del classico Disney che, per quanto ovviamente sappiamo tutti, non sia perfettamente conforme alla favola di Collodi, comunque rappresenta il Pinocchio sdoganato, insomma la versione classica di Pinocchio che più o meno tutti quanti abbiamo in mente. Ecco, se per caso non avete ancora visto il rifacimento del 2022 di Pinocchio, vi consiglio ovviamente di lasciare completamente perdere, non vi perdete nulla, anzi forse vi fate un favore. Al contrario, se siete alla ricerca di un prodotto che veramente vada a valorizzare il materiale originale, ovvero la favola e il racconto di Pinocchio di Carlo Collodi, ma che abbia sì questa volta una nuova chiave di lettura, una delle moltissime che sono state create nel corso degli anni e che probabilmente ancora verranno create, ma che questa volta riesce a essere particolarmente interessante e a cogliere nel segno alcuni aspetti che dalla favola di Pinocchio vengono vagamente accennati, signore e signori, vi do lo spassionato consiglio a Pinocchio 2022 di Guillermo del Toro. Lo dico con estrema tranquillità e senza paura di essere smentito. La rielaborazione del mito di Pinocchio a opera di Guillermo del Toro sono convinto possa essere una delle più interessanti e convincenti che abbiamo visto negli ultimi, non lo so, 10 anni? In questo film troviamo un Pinocchio abbastanza inedito. I tratti classici del protagonista, che tutti quanti noi conosciamo praticamente a mena dito, ci sono, ma la vera quasi innovazione che viene apportato da Del Toro questa volta, in questa versione di Pinocchio, sta non tanto per l'appunto nel personaggio di Pinocchio, ma più che altro in tutto quanto quello che gli gira attorno. Il ruolo del grillo parlante, il ruolo della fata turchina o delle fate turchine in questo caso, e per chi ha visto il film capirà di cosa sto parlando, il ruolo di Lucignolo, il ruolo di mangiafuoco che qui viene molto molto revisionato e anzi diviso in due personaggi distinti, il ruolo soprattutto di Geppetto qui rappresenta un personaggio fondamentale non solo per lo sviluppo e la crescita ma anche per tutto quanto quello che di bello e di buono accade a Pinocchio, perché è qui che sta la grande differenza. In questa rielaborazione del Toro non vuole far passare Pinocchio come una vittima degli eventi e che in base a quello che gli accade cerca di capire di come deve essere un bravo bambino e come essere un bambino vero. No, qui Pinocchio attivamente deve mettersi in gioco, attivamente deve capire che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato, almeno nel suo contesto di vita, e che attivamente Pinocchio sceglie di rompere alcune regole del gioco per un bene superiore, o almeno per il suo bene superiore, che comunque alla fine sappiamo essere il messaggio positivo alla fine del film. Inoltre, un elemento che gioca molto a favore di questo Pinocchio per quanto riguarda noi italiani è proprio il fatto che Del Toro abbia voluto omaggiare proprio le origini italiane di Pinocchio, ma ambientato in un periodo storico molto particolare. E anche in base a questo periodo storico, all'interno del quale questo Pinocchio va a trovare il suo svolgimento, anche questi diversi riferimenti storici vanno a rappresentare degli spunti molto interessanti, soprattutto per lo sviluppo di alcuni personaggi che qui vengono completamente rivisitati e in chiave molto più interessante rispetto alla versione classica. Per cui ragazzi e ragazze siete stati avvisati, al netto di dover accettare una sensibilissima rivisitazione del canone classico di Pinocchio con eventi, personaggi e concettualizzazioni proprio che vengono completamente stravolte, ma non necessariamente banalizzandole, ma anzi tutto il contrario, Pinocchio 2022 di Guillermo del Toro rappresenta essere una delle rielaborazioni di Pinocchio più interessanti che almeno io abbia avuto il piacere di vedere e che probabilmente, forte soprattutto di una tecnica realizzativa in stop motion incredibile, sono convinto che potrebbe avere tutte quante le carte in regola per giocarsi la sua partita agli Oscar 2022 come miglior film d'animazione. Ne sono convinto. Per cui ragazzi e ragazze, come posso non promuovere assolutamente e consigliarvi la visione di questo Pinocchio di Guillermo del Toro con un voto che secondo me meno di un 8,5 non gli si può dare.
Ancora una volta l'animazione riesce a far capire come questo mezzo comunicativo possa offrire veramente tanto. Ancora una volta Guillermo del Toro si dimostra essere come uno dei registi più importanti di tutta quanta la nostra industria. E ancora una volta La favola di Pinocchio di Carlo Collodi dimostra essere uno di quei materiali originali da cui si può tirare fuori veramente di tutto. Anche un film così diverso rispetto al passato, ma anche così interessante come questo Pinocchio di Guillermo del Toro. Ragazzi, ascoltate me se eravate un pochettino scettici, consigliatissimo. E detto anche questo, signori e signori, basta, anche per oggi è tutto. Sullo spassionatissimo ma anche appassionatissimo consiglio di dare una possibilità assolutamente a questo Pinocchio di Guillermo del Toro, che potete trovare tranquillamente e disponibilissimo su Netflix, mi raccomando, fatelo vostro. Ma detto anche questo, ragazzi e ragazze, basta, anche per oggi vi ho ammorbato sufficientemente. Spero veramente di cuore che questo video possa essere un minimo piaciuto o che l'abbiate trovato anche solo un minimo utile e interessante. Nel caso, fatemelo sapere qui sotto. E in conclusione, ringraziandovi ancora una volta per avermi seguito anche oggi fino alla fine del video e ricordando che come sempre vi amo 3000, per oggi è tutto. Io vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do appuntamento con un prossimo video, sempre qui su Insieme De Palma con il vostro promozzo di fiducia. Alla prossima e mi raccomando, buon Pinocchio di Guillermo del Toro a tutti.